Di solito insieme a Gianluca ci sono la madre Angela e il padre Gino. Ora il padre mi dice che sta poco bene, quindi sono rimasti a casa. Ma perché questa famiglia, che poteva benissimo chiudersi nel suo dolore e portare avanti la vicenda processuale, avranno i loro avvocati, lui stesso è avvocato, invece si fa vedere in giro alle presentazioni dei libri, nei convegni. Gianluca, la mamma, fanno nomi e cognomi, l'avete sentito anche stasera, perché queste persone hanno trasformato il loro dolore in impegno civile. Eppure la famiglia Manca non è fatta, non è composta da magistrati. Ah, scusate, per le prossime tre ore vado io, state buoni. La famiglia Manca non è costituita da magistrati o da persone delle forze dell'ordine. Cioè i magistrati, quelli buoni, si incontrano con la mafia, perché proprio perché sono magistrati buoni, perché nel loro mestiere incontrare la mafia. Il carabiniere, il poliziotto, quello buono, si incontra prima o poi con la mafia, perché è nell'ordine delle cose, è il suo mestiere. La famiglia Manca invece era composta da padre, una madre e due insegnanti che hanno fatto la loro normalissima gavetta, sono andati al nord a insegnare, poi hanno fatto lo sacrificio, avranno fatto un mutuo per acquistare una casa, non lo so, hanno avuto due figli, due maschi, Attilio e Gianluca. Sono andati, questi due figli sono andati alle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori, all'università, si sono laureati, uno in medicina, Attilio, l'altro in giurisprudenza, Gianluca. Improvvisamente si incontrano con la mafia, perché la verità storica la conosciamo tutti, non conosciamo quella processuale, ma la verità storica la conosciamo tutti. Attilio è stato ucciso, ed è stato ucciso dalla mafia. Questa è la verità storica. Quindi, se una famiglia normale si incontra con la mafia, qualcosa vuol dire questo? Vedete, fra di voi adesso, seduti fra di voi, accanto a voi, ci sono due persone che non nominerò e che sono seduti accanto a voi, probabilmente ce l'avete accanto, non lo sapete. Sono due persone, anch'esse, che si sono incontrate con la mafia. Una è una persona a cui 20 anni fa è stato ucciso il padre, ed è una persona di Messina. È stato ucciso il padre perché? Il padre era una guardia giurata e un giorno era di scorta a un furgone portavalori qua a Messina e arrivano dei rapinatori e rapinano sto furgone, fanno una rapina a mano armata. Il padre di questa ragazza riconosce uno dei rapinatori, decide in un confronto di andarci e quindi lo riconosce. Questa persona viene condannata, però in quel famoso confronto, che credo sia stato fatto al carcere qui di Gazzi, quella persona gli dice: se mi condannano, quando riesco ti ammazzo. Quella persona è stata condannata, quando è uscita l'ha fatto ammazzare, non l'ha ammazzato lui, ma l'ha fatto ammazzare. E nel ricordo di questa donna, ma più che nel ricordo di questa donna, nel ricordo della sorella, questa donna che oggi è presente qua, non può svanire quel momento. Erano tifosi del Messina, anche qui la normalità. Una domenica vanno allo stadio Celeste, non c'era ancora lo stadio San Filippo, il Messina vince e loro tornano a casa felici, padre e figlie. Abitavano a poche centinaia di metri dallo stadio, si avvicina un tizio e spara a quest'uomo, davanti alla figlia allora 14enne. Il padre non era un magistrato, non era una forza, era una guardia giurata, sì, ma non andava ad arrestare i latitanti o a...
era l'uomo della porta accanto, può essere un vostro vicino qualunque. Eppure questa famiglia, anche essa, si è incontrata con la mafia. Anche loro hanno deciso di non chiudersi nel loro dolore e combattono, perché dopo 20 anni il loro padre venne riconosciuto vittima di mafia, malgrado il mandante di quell'assassino sia poi diventato un pentito di mafia, un collaboratore di giustizia. L'altra persona che è seduta qui tra di voi, ed è una persona accanto a voi, si è incontrata anch'essa con la mafia. Questa persona, grazie a Dio, non ha avuto nessuno morto, però è curioso sapere il motivo per cui si è incontrata con la mafia. È una persona di una ridente località collinare della provincia di Messina, della costa ionica, e che si incontra con la mafia per un motivo assolutamente strano, cioè decide di ristrutturare una casa. E quanti di voi hanno ristrutturato una casa? O hanno fatto una cosa del genere? Eppure questa persona decide di ristrutturare la casa e dal 1995 combatte contro la mafia, perché incontra una ditta mafiosa che gli estorce continuamente soldi e minaccia in continuazione. Perché infatti vi ho raccontato queste storie? Perché vengo alla seconda domanda, perché siamo qua tutti quanti? E l'assist me l'ha dato Graziano, quando dice non è il caso di solo di muoverci, non è il caso di muoverci. E allora, se noi siamo qui per ascoltare la storia di Attilio, raccontata in questa maniera da Gianluca, per leggere, per incuriosirci, leggere questo bellissimo libro di Luciano, per commuoverci per questa storia, e magari poi, dopo aver applaudito, stringere la mano a Gianluca, tutto giusto, si deve fare questo. Però se poi ce ne andiamo a casa e tutto torna normale, questa serata probabilmente non è servita a molto, non è servita a noi. Noi dobbiamo uscire stasera da qui con il bruciore di stomaco, dicevo prima un amico fuori. Dobbiamo uscire fuori di qua con la consapevolezza che se ognuno di noi fa qualcosa nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, forse la mafia si combatte. Io non sono molto d'accordo con quella frase di Falcone, famosissima, quella che dice la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani nasce e poi muore. Purtroppo io non sono d'accordo su questa cosa. Se è un fatto umano, vive con l'uomo. Finché muore solo se l'uomo la uccide, se no fin quando c'è l'uomo c'è la mafia. Questo è il mio modo di pensare. E allora io credo che la mafia non sia altro che un albero pluriramificato che trae la sua linfa da un terreno fertile, e il fertilizzante di questo terreno è la nostra indifferenza, il nostro pensare che la mafia sia quella che vediamo nelle fiction televisive e che non sia invece quello che succede nei nostri uffici, quello che succede nelle nostre scuole, nelle nostre università, nei nostri negozi, nelle nostre banche, o che succede per esempio nei nostri uffici pubblici. Quello che ci fa decidere di prendere la scorciatoia dell'amico quando ci troviamo davanti ad un'ottusità, per esempio, di un ufficio pubblico, e non ci dice invece di battere i pugni e di ottenere quello che è un nostro diritto. E allora io voglio concludere, non starò 3 ore, insomma, ecco. Però abbiate pazienza, vi voglio leggere una cosa che racchiude questi concetti.
in maniera forte probabilmente, però qualcuno magari si potrà anche così scandalizzare per quello che vi leggerò, perché è forte, però è anche emblematico in un certo modo di pensare. Ed è una lettera di un ex magistrato, una lettera che è stata scritta nel 1991 ed è raccolta in questo libricino che si chiama Il giudice di Berlino, scritto da Michele Del Caudio, un ex magistrato napoletano, autore del greco, adesso in pensione, anzi magari, non so se è morto, comunque insomma è molto anziano. Ve la leggo. È del maggio del 1991, lui parla di Camorra perché è napoletano, io ho cancellato la parola Camorra e ho messo mafia, ma è la stessa cosa. Più passa il tempo e più sento il bisogno di un impegno civile. Il lavoro non basta più. Vivere in zone dominate dalla mafia con silenzio e rassegnazione significa divenire corresponsabili. Qualche mese fa parlavamo fra amici e ci chiedevamo come sia possibile che una popolazione intera non riesca ad avere ragione di una minoranza di mascalzoni. Sì, perché i veri mafiosi non superano il 10%. Poi qualcuno ha fatto notare che vi è anche una fetta della popolazione che dà comunque il suo consenso alla mafia, per motivi di parentela, affinità, contiguità abitativa, perché ne riceve lavoro o comunque vantaggi, e il 10% sale. E quelli che investono in attività illecite, comunque controllate e gestite dalla criminalità, a cominciare dall'usura? In punti determinati della città vi sono persone che raccolgono il risparmio di professionisti, commercianti, impiegati, addirittura pensionati, e lo restituiscono al tasso del 10% al mese. Al mese, non all'anno. Vi è poi un'ampia percentuale di cittadini che vive in un circuito di illegalità diffusa, ove fa da padrona la legge del favoritismo e della raccomandazione, anche per le strutture clientelari di partiti e sindacati. Il 10% cresce ancora. E tutti coloro che accettano le angherie e le sopraffazioni senza una protesta, senza una denuncia, non sono forse conniventi, anche se in ciò quasi costretti, bisogna comunque dirlo, dalla carenza di validi apparati di difesa sociale. Alla fine del ragionamento, forse, la percentuale si capovolge. È il 90% della popolazione meridionale che è comunque inserita in un contesto criminale o paracriminale. E allora cosa fare e per chi? Innanzitutto dire che bisogna farlo per noi stessi è riduttivo, semplicistico, egoistico. Bisogna farlo per gli altri, per quel 10% di persone veramente con la coscienza a posto, anche per aumentarne il numero, per coinvolgere i rassegnati, poi i favoriti, quindi i raccomandati e così via. E bisogna parlare, denunciare, agire. Bisogna fare una scelta, o col sistema o contro il sistema. Non nel senso di sistema politico istituzionale. Caduto il comunismo e le ideologie, teniamoci ben stretto quello che abbiamo. Bisogna dire se siamo con il clientelismo o contro, con la raccomandazione e il favoritismo o contro, con la corruzione o contro. Chi entra nel sistema non può poi lamentarsi. Chi dà la bustarella all'impiegato non può poi lamentarsi se il figlio rimane ucciso per errore in una sparatoria. Chi per risolvere i suoi problemi si rivolge al fratello della cognata del compagnello non può poi bestemmiare perché degli sconosciuti lo hanno rapinato. Oggi è necessario organizzare una resistenza più forte di quella che tanti buoni frutti diede negli anni 40. La battaglia è più dura, il nemico si insinua dappertutto, fra parenti, amici, persone insospettabili, in noi stessi. Bisogna costituire un'anticriminalità organizzata. Sto facendo esposti e denunce e andando a parlare nelle scuole, nelle comunità di base e in quelle parrocchiali. Noto un grande desiderio di legalità e dico ai tanti che vengono ad ascoltare di non avere timore di essere onesti, leali e corretti. La vera rivoluzione è quella che ognuno di noi opera giorno per giorno, facendo il proprio dovere, secondo valori e ideali peculiari dell'uomo. L'impiegato della posta che allontana bruscamente la vecchietta che chiede spiegazioni, o il vigile urbano che beve il caffè invece di badare al traffico, sono dei mafiosi, perché pur non facendo rapine o estorsioni si inseriscono in quel circuito di illegalità diffusa che comunque favorisce la mafia. Concludo. Non possiamo girarci dall'altra parte quando vediamo un'ingiustizia che cade su un altro, perché l'ingiustizia ha
a turno, tocca a tutti. E quando toccherà a noi, se prima ci siamo girati dall'altra parte, non abbiamo nessun diritto di chiedere la solidarietà degli altri. Chiudo con una frase che dico sempre quando sono con Gianluca, e che racchiude queste cose, è una frase del giudice di Latino, che è stata trovata scritta sul suo diario. Rosario di Latino, lo sapete tutti, era un giudice di Canicattia, che lavorava da dirigente, ed era una persona, era un cristiano fervente cristiano, convinto cristiano.